dall'istante fino all'eternità. La storia esistenziale di ogni personaggio offre possibilità enciclopediche. Un maestro è tale perché ci presenta un'intera esistenza, selezionandone solo alcuni momenti. Così il documentario è il cinema della realtà, grazie ad immagini e suoni distribuiti secondo una precisa sequenza. Si riesce a trasmettere al pubblico un messaggio e delle sensazioni. Così un buon documentario, selezionando solo degli istanti precisi di una serie di avvenimenti, ci fa porre nuove domande e ci sprona alla ricerca di nuove risposte. Esistono molte tipologie di documentario, divise per argomento, quelli che parlano della natura e quelli degli animali, quelli storici, politici o sociologici. Ma nessuno ha mai fatto documentario sul canedro. Dicono che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. A noi sul Tirolo ci piace dire che ad un canedro corrisponde solamente un altro canedro, più grande. Cosa questo voglia ben dire in realtà ancora non lo so. Quello che è certo è che comunque i canedrelli sono sempre più di uno. Sempre. Nei seguenti minuti approfondiremo il ruolo sociologico e politico del canedrello all'interno della nostra bellissima provincia. Andremo quindi ad esplorare la tradizione e la cultura del Sud Tirol attraverso il simbolo più tondo e gustoso che si sia mai visto dalla cima del Rosengarten. Canederli col brodo, col ragù, se ciappa del prezzemolo e se lo taglia su, farina, oia, stigole, lugane, che cospec, panveccio senza nigole e tutte forme snieg. Se fa balocole col pangratà, tre, quattro fregole e hai pestà, la mezza chicra della TV, ecco i canederli de noi trentini. Eh no, il canedro è sudtirolese. La storia dei canederli va a perdersi all'albore dei tempi, per mescolarsi fra realtà e leggenda. Si narra che un giorno, durante l'invasione dei Lanzichenecchi, una signora che viveva su un vaso appartato delle montagne dell'Alto Adige venne presa di mira dagli invasori. Loro entrarono di prepotenza nell'abitazione ed il comandante disse che, se lui e il suo plotone non avessero mangiato a sufficienza, avrebbero piccato fuoco alla casa. La signora non si dette per vinta e racimolò le poche cose che avanzavano nella dispensa, ovvero un po' di pane raffermo, dello speck, poche uova e qualche pugno di farina. Tritò il pane mentre le sue figlie andarono a raccogliere un po' di erbe dell'orto. La donna iniziò così ad impastare il tutto, facendo delle sfere, pronte per essere bollite nel brodo. Quando servì la pietanza, i soldati rimasero esterrefatti da quel cibo dall'aspetto insolito. Rimasero così tanto esterrefatti che il comandante non solo decise di risparmiare le povere malcapitate, ma donò loro pure delle monete d'oro. Questa è l'origine del canedro, un piatto umile che per secoli ha sfamato gli abitanti delle valli. Un piatto povero ma gustoso, che si conserva nel suo aspetto e nella sua ricetta originale, fino ai giorni nostri. Alzo, il canedro si pensa sia nato durante la guerra, però la realtà è che il canedro è nato o risale a un periodo molto precedente a questo. Anzi, c'è una teoria che pensa che il canedro sia nato ancora ai tempi del Big Bang e che il Big Bang stesso fosse in realtà un enorme canedro che nel suo impatto con la Terra ha distrutto e ucciso tutti i dinosauri, creando però allo stesso tempo il nostro paese, il Sud Tirol, e conseguentemente tutto quello che si è creato intorno al Sud Tirol. Tornando al discorso guerra, il canedro ha avuto grandi implicazioni anche a livello di combattimenti, in quanto durante la guerra mondiale i tedeschi tutti credono che abbiano perso in Russia per colpa dei russi. La realtà è che la farina mancante alla preparazione del canedro ha impedito alle truppe di rifocillarsi in maniera adeguata e di conseguenza la sconfitta è stata imminente. Niente canedro, niente vittoria.
Nonostante il canederlo sia un prodotto culinario legato al nostro territorio, rubato poi negli anni dal resto del globo, la sua forma perfetta ha ispirato il mondo dell'arte dai grandi maestri del 400 fino alle avanguardie del 900. È ben noto che il grande Giotto, in un suo soggiorno a Lagundo, si sia ispirato al canederlo nostrano per realizzare il cerchio perfetto, creando così la situazione ideale per porre le basi della prospettiva nell'arte. Tra gli esempi più moderni, sembra giusto citare il ben più che evidente richiamo al canederlo nei puntini che componevano le opere di Liechtenstein e Seurat. E in ultimo ci risulta che i mangiatori di patate di Van Gogh, datato alla fine dell'Ottocento, siano un plagio dell'affresco della mangiatrice di canederli ad Appiano Alto, datata attorno al 1200. Ma allora, il canederlo ha sempre avuto un ruolo importante nel mondo dello sport. La maggior parte dei sport di palla si ispirano alla forma del canederlo. Non dimentichiamo che la maggior parte dei nostri atleti importanti della nostra regione ottengono dei ottimi risultati anche grazie al fattore canederlo, appunto. La nostra nazionale sui Tirol non se li fa mai mancare, le mangia dal mattino alla sera i canederli, dopo ogni allenamento, la mattina, fanno bene in qualsiasi momento, soprattutto dopo lo sport. I risultati in gara sono sempre ottimi, cioè iniziando dal Faustball, al Handball. Gli sci, sport invernali hanno un ruolo fondamentale nella nostra regione. Anch'io spesso e volentieri mi porto il canederlo all'allenamento perché appunto dopo allenamento mi ridà le energie perse, mi ridà la forza. L'unico problema è che spesso e volentieri in tasca si rompe. Sovas, perfetto, come il canederlo della mia nonna. Praticamente il mio progetto è una sfera in legno di abete divisa in due sezioni dove uno può mettere dentro il suo canederlo e un po' di brodo perché così il canederlo non si schiaccia e rimane anche un po' caldo. Il ruolo del canederlo può sicuramente anche prendere parte nel mondo della scienza. Ad esempio, con lo CERN abbiamo appurato che un atomo di canederlo è molto più veloce di qualsiasi altro neutrino. Se quella volta nelle bombe di Nagasaki e Hiroshima sarebbe stato un nocciolino di canederlo, il buco sarebbe stato da lì fino a Welchnofen. Per farvi capire. Il mio ruolo di ricercatore mi sta portando ad esplorare il potenziale di un canederlo. Abbiamo scoperto che un canederlo di una media grandezza, se lo metti al posto di una lampada, in zona industriale ti potrebbe anche illuminare lo stadio di hockey per un giorno. Tra gli altri momenti salienti del canederlo, nella scienza ricordiamo la scoperta della sfericità. Ad esempio, Cristoforo Colombo ha scoperto quella cosa quando ha fatto una pausa all'autogrill di Ponte Gardena. Dopo questo breve ma intenso iter attraverso il mondo del canederlo, ci è chiaro come sia un universo a sé stante del quale non ci è dato conoscere tutto, ma di sicuro un paio di ricette non fanno mai male. Canederli con gli spinaci, canederli con lo speck, canederli al formaggio, canederli altri canederli, risotto di canederli, pasticce canederli, canederli pasticciati, canederli al forno, canederli saltati, canederli pastellati, canederli fritti, involtino di canederli, gnocchetti canederli, tortelloni ripieni di canederli, canederli in brodo,
zuppa di canederli, ripassata di canederli, sorbetto ai canederli, pizza ai quattro canederli, canederli con canederli, canederli al cioccolato, sushi di canederli, involtino di canederli, canederli agrodolce. Canederli mantecatti, canederli alla griglia, canederli in salsa tapioca, canederli e guacamole, canederli al mantarancio, insalata di canederli con crauti, zuppa di goulash con canederli al pepe verde, canederli biscottati, tiramisù di canederli, risi e bisi con canederli a verde, canederli a cartaccio, filetto di canederli sotto sale, canederli sotto olio, canederli in scatola, sugo e canederli, pigna di canederli, carne da pia polenta, canederli, spezzatino di canederli, passata di canederli, aglio olio e canederli, spiedini di canederli, canederli misti, spezie canederli, tristi canederli, canederli.